Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro di presentazione della raccolta poetica Nuda, la parola che salva, una via crucis, dello scrittore, poeta e psicoterapeuta Massimo Bettettini, che esce in libreria, per i tipi di interlinea proprio in questi giorni in occasione della Quaresima. Io sono Ilaria Finotti della casa editrice Interlinea e oggi ho il piacere di avere con me in questo incontro online Massimo Bettettini, che saluto, l'autore, e Buongiorno. Alessandro Zaccuri di Avvenire. Ciao Alessandro, è un piacere. Bentrovati, bentrovati. Noi oggi ci vediamo in modalità online, ma siamo in qualche modo così ospiti della Libreria San Paolo di Via Pattari di Milano ed è qui con noi, e la saluto, Cecilia Ferronato. Grazie, grazie Ilaria. Grazie al professor Bettettini, A grazie a voi. Alessandro Zaccuri. Sono molto emozionata, sono emozionata perché questa per noi è la ripresa di incontri con autori dopo questo lungo periodo di assenza degli stessi dalla nostra libreria, che ha sempre visto il giovedì o il mercoledì, la frequentazione del pubblico e degli autori per scambi di opinioni. Quindi sono molto, molto emozionata e molto lieta che possiamo riprendere questa consuetudine, innanzitutto con l'opera, direi proprio con l'opera del professor Bettettini, che è anche un nostro affezionatissimo cliente. Sono molto lieta di riprendere le presentazioni con un lavoro di poesie, perché la poesia è davvero creazione di senso e creazione di mondi, e poter riprendere tutto con un'opera di poesie, secondo me, è proprio di buon auspicio. E poi una raccolta di poesie sulla Via Crucis, che è il segno di un periodo liturgico forte che abbiamo incominciato a attraversare, il periodo di Quaresima. Non aggiungerei altro e lascerei la parola al professor Bettettini e a Alessandro. Grazie Grazie Cecilia, grazie Grazie. mille. Allora, bentrovati tutti, grazie per questa occasione di dialogo con Massimo Bettettini. Noi ci conosciamo più che altro con Massimo attraverso la lettura e la scrittura, che è un buon modo di fare conoscenza e che permette anche di rivalutare, come dire, le distanze forzate di questo periodo. Ecco, insomma, tutti gli strumenti che gli esseri umani hanno trovato per accorciare la lontananza reciproca sono benvenuti, è stata la scrittura, è la lettura e perché no, sono anche questi mezzi. Nuda la parola che salva è una via crucis poetica, si è già detto. Io ci tengo a sottolineare che è una via crucis in parole e immagini, perché ci sono le immagini di Michele Dolz, che è un sacerdote studioso della storia dell'arte, del nesso tra l'arte e l'esperienza religiosa, e artista a sua volta, e devo dire che ho trovato un dialogo molto felice tra le immagini di Michele Dolz e le parole di Massimo Bettettini. Scrivere una Via Crucis in poesia non è facile. Non è facile perché ci sono, intanto perché la Via Crucis è uno di quei racconti originari, direi, no? Cioè uno di quei racconti che stanno prima di tutto e che si sono sedimentati nel tempo attraverso i Vangeli, attraverso la pietà popolare, non tutto quello che c'è nella Via Crucis, c'è anche nei Vangeli, il personaggio della Veronica, per esempio, che entra a un certo punto nella tradizione, e anche perché in anni abbastanza recenti, penso a Mario Luzi, penso a Giovanni Raboni, la Via Crucis è stata reinterpretata da grandi poeti. Ho fatto solo il nome di due poeti italiani, ma in Francia c'è stato Paul Claudel, cioè insomma c'è una tradizione molto ricca. Io vorrei chiedere per iniziare a Massimo, che è un poeta ormai sperimentato, insomma ha una bibliografia molto ampia in genere, ma quella poetica particolarmente consistente, ed è un traduttore di poesia. Io su questo elemento mi permetto un po' di insistere, c'è questa bellissima versione integrale delle opere di Santa Teresa d'Avila, che è stata anche una straordinaria voce poetica, tra anche lei, oltretutto, tra poesia
mistica e poesia di devozione, quindi proprio esattamente al confine nel quale ci troviamo con la Via Crucis. Io volevo chiedere un po' a Massimo com'era nata, immagino nel tempo, la volontà di scrivere una Via Crucis poetica e in che modo questi precedenti che ho provato un pochino a ricordare, ma altri se ne potrebbero citare, in che modo ti sei messo in dialogo, ecco, con questi regissori molto illustri, a partire dagli evangelisti, che sono i primi appunto che ci raccontano cosa è successo in quelle ore di salita del Golgota. Grazie. È abbastanza complesso rispondere perché la Via Crucis parte da lontano e contemporaneamente da vicino, nel senso che è parecchio tempo che io lavoravo su un testo che potesse rappresentare la passione del Signore e contemporaneamente mi sono trovato davanti la Via Crucis, che è un fatto storico vero, che però parla su molteplici piani e quindi diventa di per sé stessa poesia. Perché se poesia è linguaggio su molteplici piani, la Via Crucis, che parte da fatti storici, chiaramente diventa un linguaggio di per sé. E questo a me ha colpito molto. Ha colpito molto perché, anche se c'è l'innesto di cose meno storiche, come appunto la figura della Veronica e altre cose che non sono riportate nei quattro Vangeli, però è una struttura proprio narrativa, la Via Crucis. È una struttura narrativa dove, un po' come il bambino, no? Che si domanda leggendo le fiabe, ma è successo davvero? Ecco, allora effettivamente lo stupore davanti alla Via Crucis è: ma è successo davvero tutto questo? Sì, e non solo è successo davvero, ma ci dice molte più cose di quello che possiamo dire, possiamo ascoltare dalle 14 stazioni. Io ecco, sottolineo questo che l'ho già detto in altre circostanze, cioè a me le Via Crucis con 15 stazioni non piacciono, perché la 15ª stazione della risurrezione di Cristo sta in realtà in tutte le 14 stazioni e non ha bisogno di essere esplicitata. Tant'è vero che Tolkien diceva che la nascita di Cristo è l'eucatastrofe della storia dell'uomo, e questo è più che vero. E poi diceva anche che la risurrezione è l'eucatastrofe della storia dell'incarnazione. Allora c'è molto materiale. Chiaramente una versione poetica della Via Crucis non poteva essere troppo lunga, se vogliamo, e il linguaggio poetico si presta perfettamente ad un'operazione del genere. Per quanto concerne il passato, a me piace moltissimo quello che è secondo me un trattato poetico sulla passione di Cristo che scrisse Giovanni Rabone. Tant'è vero che a me serve anche, cioè mi è servito anche per pregare proprio, perché mi ha dato tantissimi spunti, e poi questo intreccio tra l'umanità che si vive nella Via Crucis e la spiritualità della Via Crucis, che mi sembra di aver realizzato anch'io un po', perché nei miei testi c'è molto dell'umano e c'è molto del divino. C'è molto del dialogo tra i personaggi fra loro, ma anche tra il singolo personaggio con se stesso. Lo stesso Cristo parla con se stesso. Parla col Padre, parla con le persone che incontra, specialmente in un dialogo di sguardi. Ecco, questo direi. Sì. Questo è molto vero, questo tema dell'introspezione, che poi tra l'altro è uno dei temi fondamentali anche del racconto dei Vangeli, no? Gli esegeti parlano dell'autoconsapevolezza di Gesù, che è il momento che storicamente noi segniamo con il battesimo nel Vangelo di Marco, il battesimo da parte di Giovanni nel battesimo di Marco, quando c'è una rivelazione chiara ed evidente che Gesù è il figlio dell'uomo, è il figlio di Dio. E questo è un Gesù molto introspettivo, il tuo, come è un Gesù che mi sembra al quale anche tu come autore
hai accesso a noi lettori più attraverso lo strumento dell'immedesimazione che dell'imitazione, sì. E nel quale io credo di aver trovato anche molto della tua attività, chiamiamola così, professionale, di psicoterapeuta. È una via crucis dell'ascolto, questo mi sembra, cioè dell'ascolto di sé, dell'ascolto degli altri e moltissimo dell'ascolto del femminile. La via crucis è tradizionalmente, no, visitata dalla presenza delle donne, di Maria, della Veronica, del lamento, le donne sono più coraggiose perché sono quelle che stanno in prima fila, no? Rispetto, sì, agli apostoli che invece, a parte Giovanni, un pochino si defilano. Ecco, questo tema dell'ascolto, legato anche appunto alla tua esperienza, quanto è stato importante nell'immedesimarti nei vari personaggi? Importante perché a un certo punto Gesù dice di sapere tutto e di avere paura di tutto, però è proprio così che lui trasfigura la notte in aurora, cioè la percezione della realtà che sta affrontando, che ha le sue radici in qualche tempo prima, quando aveva detto tutto quello che gli sarebbe successo agli apostoli. Quindi lui aveva già la piena consapevolezza. Però il fatto poi di trovarsi sul fatto è completamente differente. Allora penso che qui si intreccia l'umano col divino proprio. Cioè le parole di Cristo, l'atteggiamento di Cristo, il valore di atteggiamento che Cristo sviluppa nella passione è un qualcosa di eccezionale, nel senso che è stato chiaramente unico come momento, però anche unico come quantità di cose che ci vuole dire. Cioè quando Teresa d'Avila non può più leggere i libri e Gesù le dice, io sarò il tuo libro vivo, Gesù crocifisso, è detto tutto lì, nel senso che davvero il Cristo crocifisso ci parla e parla anche oggi. E quello che mi sembra di poter dire è che il linguaggio di Cristo che uso io nella Via Crucis è un linguaggio che può essere compreso sia dal cristiano che dal non cristiano, proprio perché si muove su molteplici piani. E secondo me può essere compresa l'umanità di Cristo sia dal cristiano che dal non cristiano. Sì, certo, quello che è umano può essere compreso dall'uomo, credo che sia, sì, davvero il grande mistero dell'incarnazione, della passione, della Pasqua, della risurrezione. Da questo punto di vista io sono anche colpito proprio dalla primissima parola del titolo, nuda. Nel senso che le 14 stazioni solitamente prendono il titolo dal primo verso, no? Della poesia. Sì. Quasi tutte, non sempre. Questo, in questo caso, è la 13ª stazione, troviamo nuda la parola che salva, Gesù è schiodato dalla croce, tra l'altro questa parola molto concreta, quasi proprio da bottega di carpentiere. Quasi che si sentisse il rumore del chiodo che viene sfilato. Esattamente, esattamente. Ricordando appunto che Gesù è stato un falegname, quindi questa conoscenza della materia, del legno, del metallo è molto viva. In questo caso invece nuda la parola che salva è l'ultimo verso di questa poesia ed è proprio un rovesciamento. E la nudità è una categoria ricorrente, specialmente nell'Antico Testamento, la nudità dei progenitori, Giobbe, che è nudo nudo e disarmato davanti al Signore. E questo tema della nudità, che è la riduzione all'essenziale, la riduzione, sì, a quello in cui tutti ci assomigliamo, ed esattamente quello che dicevi tu adesso, cioè ridurre la parola a quel suo nucleo potente di significato, come avviene in queste poesie molto belle, al suo nucleo potente di significato che è comune a tutti. Ci vuoi dire qualcosa sul perché hai scelto proprio questa categoria della nudità sotto la quale mettere la tua via crucis? Per diverse ragioni, alcune più profonde, altre meno. Perché è una chiave che ci permette di percepire la sponsalità dell'amore di Dio.
E quindi la sponsalità vuol dire che io non mi metto niente, cioè non prendo niente per volerti bene. Io ti voglio bene così e basta. Ed è un amore sponsale che non. Che poi quello che si sviluppa nel Cantico dei Cantici, cioè il fatto di volersi bene perché ci si vuol bene e scoprirsi attraverso una corporeità, scoprirsi persone, scoprirsi figli, scoprirsi padri, scoprirsi fratelli, sorelle. E la nudità implica anche un fidarsi, cioè una piena fiducia. Allora Gesù, le ultime parole che dice prima di morire è Abba, l'ultima parola, cioè papà. E questo mi è sembrato significativo metterlo perché il rapporto del figlio col padre nel momento della passione è molto delicato. Infatti anche abbiamo curato nella redazione anche le maiuscole e le minuscole, cioè qualche volta si va sul minuscolo, qualche volta sul maiuscolo, perché? Perché c'è un cambiamento di rapporto tra padre e figlio. Cioè, mentre nell'andare verso il Calvario, il figlio si vede come bisognoso del padre e il padre si vede come bisognoso del figlio e quindi c'è una maiuscola. Invece quando Gesù è sulla croce, dà del tu al padre con la minuscola, perché diventa paritetico. E allora questa nudità è quella che permette l'offerta completa ed è quella che permette l'offerta completa nella fiducia proprio. Cioè il figlio che si abbandona nelle braccia del padre e questo è significativo anche per uno che, voglio dire, non crede in Dio, però una filiazione che si riversa nel padre è ciò che dà significato anche al dialogo padre-figlio. Certo, il gesto della paternità, tra l'altro, è stato un gesto molto rivalutato, no? Anche in termini proprio di terapia, di psicoterapia negli ultimi decenni. È stata una delle grandi scoperte, forse la Sì. scoperta del padre, non come rivale, non come avversario da rimpiazzare, ma come alleato nel cammino della vita. Ed è quasi commovente come l'ultima parola, quest'ultima Abba di Gesù sia già una parola in qualche modo poetica, perché è un palindromo, è una parola che va avanti e indietro, che si rinchiude su se stessa. E ho trovato appunto nella scelta di questa parola semplice, come di tante altre parole semplici e profonde che ci sono in queste composizioni, davvero quella propensione alla nudità, all'essenzialità che è tipica della poesia. Ti volevo chiedere un'altra cosa, poi magari sentiamo ancora la voce di Cecilia, che so che anche lei è una lettrice appassionata di questo libro. Scrivere, pubblicare, vedere le bozze, ragionare su una Via Crucis tra il 2020 e il 2021 vuol dire fatalmente confrontarsi con quello che c'è attorno. Questo non è un Sì. libro nel quale sia convocata direttamente l'emergenza della pandemia. Altri autori lo hanno fatto in maniera esplicita ed è una scelta ragionevole ovviamente dal loro punto di vista. Qui ovviamente questo non c'è. Per il lettore, insomma, basta, insomma, pensare come sono le nostre relazioni oggi, come stiamo facendo questa presentazione, il fatto che Cecilia, trovandosi in un luogo pubblico, debba indossare la mascherina, giustamente, eccetera. Insomma, è difficile però non pensare all'elefante, cioè è difficile non pensare che la pandemia in questi mesi, in questo anno, è presente nella nostra vita. C'entra qualcosa su come, non dico sulla genesi che abbiamo capito è una genesi lunga di questo lavoro, ma sull'occasione prossima, ecco, sul fatto che proprio adesso, cioè in qualche modo c'è stato un dialogo con questo presente tormentato? Due fattori. Il primo, quello della solitudine. Cioè abbiamo la solitudine di Cristo che sembra solo, anche se poi non lo è, e lui cerca il dialogo con gli occhi, cerca il dialogo col silenzio, cerca il dialogo sia in verticale col Padre che in orizzontale con il lettore, con noi quindi. E
però c'è una solitudine vera che è la sua sulla via della croce. E come dicevi tu prima, non è che poi tanti l'abbiano accompagnato sulla croce, anzi, piuttosto pochi, ecco. E quindi è una solitudine, che ci insegna a non disprezzare un certo tipo di solitudine e ci insegna però anche la lotta del bene contro il male. Cioè la solitudine è un po' un simbolo di questa lotta. E io infatti una delle cose che ho aggiunto negli ultimi periodi è stata per più volte la presenza di Satana, che in una prima versione non c'era. Questo perché l'ho fatto? Questo l'ho fatto perché la pandemia può essere vista come un simbolo anche della lotta del bene contro il male. E chi vince qui è il paradosso della Via Crucis, cioè la solitudine di Cristo poi sbaraglia tutte le solitudini. Per cui la solitudine del malato, che tragicamente muore da solo, in realtà viene confortata dalla croce di Cristo. E questo vale non solo per quei medici che poi stanno appresso l'ammalato che sta morendo solo, ma vale anche per i parenti che non possono stare con il loro caro. Ecco, quindi una solitudine che diventa un simbolo della lotta tra il bene e il male e contemporaneamente è una solitudine catartica. Per cui diventa essa stessa un eucatastrofe. Certo, è la solitudine che patiamo come limite, ma senza questa esperienza del limite non possiamo arrivare alla salvezza, insomma, è questo. Per fortuna che c'è questo limite e per Esatto. fortuna che ne siamo consapevoli. Se non ne fossimo consapevoli sarebbe un disastro. Sarebbe un disastro, ci illuderemmo di salvarci da soli, no? Ma quello, Come infatti. il barone di Munchausen che raccontava di essersi salvato dal precipitare. Prendendosi per la propria parrucca, che è una cosa meravigliosa, no? Neanche per i capelli, per la parrucca addirittura, che si staccherebbe ancora più facilmente. Io mi domandavo se Cecilia voleva intervenire, appunto lei conosce bene questo testo, conosce bene Massimo, e non so se c'è qualcosa che ti ha colpito, che vuoi sottolineare, che credi che sia particolarmente prezioso in questo. Allora, a me in particolare hanno colpito due aspetti di questo libro. Il primo aspetto è la domanda che viene riportata sull'ultima di copertina: che senso ha cadere se non potrò rialzarmi? Me lo sono chiesto tante volte. Perché questa è un po' la domanda che nei momenti di crisi, nei momenti di difficoltà, ognuno di noi, in maniera più o meno consapevole o più o meno celata, si fa. E ognuno, di noi si aspetta, più o meno consapevolmente, una risposta che possa essere anche una risposta a volte definitiva, quasi a voler sfidare invece quel limite di vulnerabilità e di fragilità estrema che ci abita e ci attraversa. Ora, secondo me, leggendo per l'appunto questa Via Crucis di Bettettini, quello che, a cui si può anche giungere è che ha senso cadere, posso cadere posso imparare a cadere e a cadere sempre meglio, non perché sia in me, come dire, il potere di imparare a cadere meglio, ma perché posso fidarmi che là dove cado, esattamente là dove cado, c'è insita anche la possibilità di rialzarmi. E questo io è qualcosa che ho sperimentato anche in questi mesi, per l'appunto, di pandemia, di Covid, con una situazione anche familiare in cui la mia mamma era ricoverata in una casa di cura e quindi attraversando tutte le vicende anche dolorose di quello. E a un certo punto mi sono detta, cadi,
cioè, continua a cadere, sperimenta fino alla fine, cioè non aver paura di sentirti fragile, non aver paura di sentire proprio, cioè, nella carne anche la vulnerabilità, perché è in questo che c'è, come dire, la tua forza. E nello stesso tempo, quindi, mi ha colpito moltissimo, come avevi già detto tu, Alessandro, proprio l'ultimo verso della tredicesima stazione: nudo sto per entrare nel sepolcro, nudo sono uscito da mia madre, nuda è la parola che salva. Cioè, secondo me questa triade è veramente potente, cioè è potentissima, cioè nel mostrare la forza e la vulnerabilità che siamo e nel mostrare anche il potere salvifico di una parola che salva quando si fa corpo e quando come corpo anche muore a se stessa per rinascere. Quindi per me è stato, come dire, molto evocativo, proprio questa versione poetica è stata, cioè, molto evocativa e molto significativa per come riesce a tenere insieme il cammino esistenziale, il cammino spirituale, il cammino interiore, che sono facce diverse di un unico cammino, in maniera però, cioè, estremamente delicata e estremamente aggraziata, estremamente lirica e estremamente bella, perché poi il libro è un libro bellissimo. È un libro bellissimo perché, vabbè, è un libro di interlinea che fa dei libri bellissimi. È un libro con delle immagini molto belle, molto evocative, e quindi l'insieme di tutto questo per me è molto potente, insomma. Direi che tu sei la libraia ideale per autori ed editori, cioè assolutamente, no, vedo sia Ilaria che di Interlinea sia Massimo. Mi entusiasmo ancora parecchio. Molto bene, volevo chiedere a Massimo di reagire se crede su quello che ha appena detto Cecilia. Insomma, beh, lo condivido perché è proprio così, cioè quella triade della tredicesima stazione è proprio un desiderio di semplicità. Ma non solo, anche il fatto che non solo Gesù entra nudo nel sepolcro, ma il corpo di Gesù non è neanche potuto essere stato lavato, perché morto di morte violenta non poteva essere pulito completamente dal sangue, ma semplicemente posto lì per poi poter fare qualche cosa alla domenica mattina. E quindi entra con tutti i segni della passione. Cioè Gesù non entra nel sepolcro, non viene portato, anzi, perché anche questo è interessante, si lascia portare. Allora la sua non è solo una... è vero che ha voluto di sua volontà morire sulla croce, però poi si lascia portare. E si lascia portare da persone che gli vogliono bene. Infatti questo viene sottolineato nella stazione dove si parla del corpo di Cristo, no? E ecco, quindi il fatto di entrare nel sepolcro con tutti i segni della passione, che poi sono quelli che vediamo sulla sindone, effettivamente è molto forte come significato per noi. Cioè, guarda che tu, quando entrerai nel tuo sepolcro, ti porterai dietro tutti i significati più importanti della tua vita, e nello stesso tempo non ti porterai dietro nient'altro che te stesso e il tuo dialogo con il Signore, perché le altre cose non te le porti dietro. Bene però anche, perché il bene, tutto ciò che noi abbiamo fatto di buono qua giù, quello sì che ce lo portiamo dietro, e contemporaneamente lo lasciamo qua sulla terra come significato. Se il Signore della vita è entrato nudo nel sepolcro, quanto più noi dobbiamo prepararci, no, a questa nudità. C'è quello che è molto bello in questo lavoro, insieme con questo conseguimento della semplicità, che per un poeta specialmente è in realtà la meta più alta, insomma,
quella di essere semplice e diretto. E ci cioè, dimostrava anche adesso con queste osservazioni sulle abluzioni rituali che sono state negate al corpo di Cristo in un primo momento, che appunto avrebbero dovuto avvenire dopo, il motivo per cui Maria di Magdala e le altre vanno al sepolcro appunto per completare il rito funebre che è rimasto interrotto. C'è questa ricerca storica, ma è fortissima, secondo me, la dimensione cosmica. Cioè davvero quello che accade sul Golgotha è qualcosa che accade lì storicamente, in un'ora, in un tempo, in un luogo, ma nel contempo accade ovunque, accade sempre, dà senso a tutto quello che accade. Io questa cosa l'ho trovata, Massimo, proprio nella stazione dedicata alla Veronica, la sesta stazione. Se permetti, io indegnamente però la leggerei, almeno così, almeno oltre all'entusiasmo di Cecilia, facciamo sentire ai possibili eventuali lettori un po' qual è la voce di questo libro, anche se mi sovrappone la mia, perché questo proprio secondo me è la stazione in cui questa dimensione cosmica, universale, di ricapitolazione della storia, di passione come punto omega, avrebbe detto Teilhard de Chardin, è esplicitata in maniera più forte. Quindi stazione sesta, la Veronica asciuga il volto di Gesù. Non posso tacere. Stai perdendo litri di sangue e non ti interessi a te. Lascia che io mi illuda di interessarmi a te. È il momento del verbo in te mi abbandono. Il mio compito ora è sparire. È il sangue di milioni di morti, di milioni di aborti, di milioni di ebrei, di milioni di russi, di milioni di bimbi, di tutte le razze, di milioni di bianchi, di milioni di neri, di milioni di gialli, di milioni di bombe. È il sangue di milioni, di quest'ultimo mondo di tomba, la cui strage su un panno di donna è apparsa in disegno, aprendo il suo volto al sorriso per sempre dei martiri. Qui davvero è una ricapitolazione di quello che è accaduto e di quello che ancora deve accadere, perché è la compresenza della passione alla storia degli uomini, che è un punto teologico molto delicato e affrontato con molta precisione. Ci stiamo un po' avvicinando alla chiusura, credo ci vuoi dire qualcosa su questo, che è poi il vero motivo per cui noi leggiamo, pratichiamo, celebriamo la Via Crucis, non per ricordare un episodio, ma per ricordare quanto quell'episodio racconti e contenga la storia di tutti. Sì, è un punto teologico nevralgico, diciamo così, perché parla del corpo di Cristo che è la Chiesa e parla quindi del fatto che i martiri, nelle arterie e nelle vene dei martiri, passa il sangue di Cristo. E che poi anche, cioè col battesimo, noi non è che abbiamo l'adozione di figli, ma è come se il DNA cambiasse. Cioè non è più il DNA di Pinco Pallino, ma è il DNA di Dio con il battesimo. Allora è chiaro che una vicenda storica come la passione, come è chiaro che deve spalancarsi a tutta la storia. Se no, appunto, Tolkien non avrebbe potuto definirla come l'eucatastrofe e non possiamo neanche dimenticare che la passione, morte e risurrezione di Cristo si celebrano poi tutti i santi giorni nella messa, no? E per questo dico nella terza caduta, a un certo punto dico che quando Gesù viene tirato su, lui dice sono io che tiro su loro, cioè loro mi tirano su ma sono io che tiro su loro, e quando i sacerdoti poi celebrando la messa mi alzeranno sugli altari, sarò io che li alzerò oltre le soglie del cielo. Quindi cioè veramente tutta la storia in queste 14 stazioni, anche non solo tutta la storia, ma tutti gli uomini e tutte le donne, tutti proprio. E quindi è un fatto storico, sì, ma è la storia in cui poi ciascuno, nel bene e nel male, si può riconoscere anche nella storia personale proprio, perché tutti affrontiamo le nostre cadute, affrontiamo le nostre sicurezze, le nostre insicurezze, le nostre paure,
E il coraggioso non è chi non ha paura, ma chi sa convivere con la sua paura. Questo. E aggiungo una piccola cosa, cioè nella stazione dove Gesù consola le figlie di Gerusalemme, qui irrompe la coreutica greca, cioè ci sono queste donne che parlano tutte insieme e anche questo dà una visione differente rispetto alle altre stazioni. È un libro, sono 14 stazioni, 14 poesie, è un libro apparentemente breve, ma credo che nella conversazione con l'autore abbiamo avuto davvero il segno di quanta complessità di elaborazione e di quanta semplicità di resa, immediatezza, trasparenza di resa ci sia. Nuda, la parola che salva, una Via Crucis di Massimo Bettettini, edito da Interlin. Io adesso lascerei la parola a Ilaria che ci ha salutato all'inizio. Credo che tocchi a lei anche concludere questo incontro che pur essendosi svolto, come dire, nella vicinanza tecnologica che un pochino medica la nostra distanza, è stato un incontro molto di prossimità invece e molto di autenticità. Ilaria. Grazie. Grazie, grazie Alessandro. Dunque io ringrazio tutti, grazie Alessandro, grazie Cecilia, grazie Massimo Bettettini. Volevo solo brevissimamente, prima di salutare tutti, chiedere qualcosa a Massimo a riguardo delle immagini che un po' corredano Sì. Le varie poesie, senza dimenticare, se Massimo vuole confermare, che c'è anche proprio a Milano in questi giorni inizia una mostra, de Sì. un'esposizione dedicata a questo apparato iconografico che accompagna il libro. Sì. La mostra viene montata oggi nella chiesa di Santa Maria di Miracoli presso San Celso in Corso d'Italia. E questi quadri come sono venuti fuori? Io, visto il testo, avevo cercato anche su indicazione dell'editore proprio un qualcuno che potesse dare un che di novità alle solite immagini che si possono vedere della Via Crucis. Allora, conoscendo il modo di dipingere di Michele Dolz, gli ho chiesto se era disposto, facendogli vedere questo testo, a fare qualcosa. Lui ne è stato subito molto contento e ha preso delle foto della statuaria spagnola del Cinquecento, le ha riviste su Photoshop e poi le ha pigmentate con dei pigmenti fatti da lui. E devo dire che il suo tentativo di lasciare la Passio proprio, cioè che non ci fosse null'altro se non la Passio, devo dire che è completamente riuscito. Non solo, ma come diceva anche Alessandro prima, il pandan testo figura, secondo me, diciamo che ci sta proprio bene, e, nel senso che proprio figurativamente si comprende ancora meglio quello che si dice. E quindi c'è questo dialogo dove quasi per caso, ma non so quanto per caso, spesso anche gli occhi dei personaggi sono toccati dai pigmenti. E allora lì ecco il fatto di guardarsi senza guardarsi, guardarsi e introspettirsi. E introspettirsi nell'altro anche. Ecco, penso che questo dialogo sia perfettamente riuscito. Grazie mille. Allora la mostra che appunto viene montata ed è visibile da oggi a San Celso Milano fino alla domenica di Pasqua, corretto? Giusto, giusto, sì, Benissimo, giusto. perfetto. Allora, come dicevamo prima, io ringrazio davvero tutti voi che siete stati con noi in questa mezz'oretta abbondante di presentazione. Grazie a Massimo Bettettini, grazie ad A Alessandro voi. Zaccuri, grazie a Cecilia Ferronato della San Paolo di Milano. Io lascio tutti voi con Nuda la parola che salva, una Via Crucis in libreria, in particolare alla San Paolo a Milano. Grazie ancora a Grazie. tutti. Grazie. Grazie a voi, Grazie, grazie mille. Ilaria. Grazie, Cecilia. Grazie, Grazie, Alessandro. Grazie. professore, grazie, grazie. Vi aspettiamo. Grazie.